Cizius, Alcius, Forcius, il motto olimpico, più veloce, più in alto, più forte, sembra essere stato coniato proprio per descrivere il senso più profondo dell'atletica leggera, sempre alla ricerca dei limiti umani. La regina dello sport, nella versione lucana, nei giorni scorsi a Matera ha celebrato la sua festa per premiare quelli che sono stati i protagonisti lucani più in evidenza nella stagione 2013-2014. Nell'aula consiliare della provincia, la FIDAL lucana ha chiamato a raccolta il meglio di quello che il panorama regionale può esprimere. Il presidente regionale della FIDAL, Emanuele Vizziello, ha fatto gli onori di casa in una kermesse che ha visto la partecipazione di Giacomo Leone, l'ultimo maratoneta italiano a vincere la maratona di New York nel 1996. La presenza di Leone è servita per ufficializzare l'assegnazione a Matera della finale argento dei campionati assoluti a squadre. Il premio come atleta dell'anno è stato assegnato al quattrocentista Eusebio Aliti per la sua partecipazione anche ai mondiali di Mosca nel 2013 nella staffetta azzurra della 4x400, un Aliti che adesso lavora per centrare la partecipazione ai mondiali di Pechino in agosto e alle Olimpiadi di Rio del prossimo anno. Tra i premiati, dal settore giovanile alle categorie master, da ricordare i riconoscimenti al marciatore Ruggero D'Ascanio e alle podiste Rosa Luchena e Maria Rosaria Moretti, oltre che al lanciatore Francesco Acquasanta.